Uno dei volti nuovi del Costa Orientale Sarda è certamente Matteo Gallo, difensore centrale. Matteo, com'è che sei arrivato in Sardegna? Diciamo che già subito dopo la fine del campionato ci sono stati subito i primi contatti, grazie alla buona impressione che ho fatto durante l'anno al mister e a Davide Moi, e subito con il direttore è iniziata la trattativa, ma diciamo che si è conclusa subito con esito positivo. Ti aspettavi un progetto di questo genere? Sì, diciamo che la società è molto ambiziosa e appunto noi giocatori dobbiamo essere altrettanto. Ti è capitato di essere in un gruppo così numeroso come quello di quest'anno, altre volte? No, no, diciamo che questa è la prima volta che mi capita di essere in un gruppo così numeroso, soprattutto per quanto riguarda gli over, però è stata una decisione voluta dal mister appunto per alzare l'asticella. Tu sei un difensore centrale, a discapito della tua altezza che superi il 1,90 m, se non erro, Sì. hai una certa rapidità. Sì, dai, non sono velocissimo, però comunque diciamo che non sono manco lento. Difensore che ha anche confidenza col gol, 3 gol l'anno scorso, se non erro. Sì, comunque diciamo che sono già 2 o 3 anni che abbiamo messo quest'arma in più all'interno del mio bagaglio e speriamo di continuare a fare altri. Che spogliatoio hai trovato? No, spogliatoio subito unito, ragazzi che si conoscono comunque da tempo, fuori dalla Sardegna magari siamo pochi, però il gruppo c'è. Obiettivi personali? Obiettivi personali vanno pari passo con quelli della squadra, cioè se fa bene la squadra, ognuno di noi significa che fa bene. Che campionato ti aspetti di fare? Sicuramente un campionato di vertice perché è una squadra importante, quindi noi non dobbiamo nasconderci, ma partire subito forte e puntare in alto. Grazie, Matteo. Grazie a te.